auguro a Benno Neumair di affrontare i propri demoni e di arrivare in tempo a un vero pentimento. Sono sicura che, se vorrà, potrà farlo. Donatella Marchesini, sostituto procuratore generale di Bolzano, ha pronunciato queste parole nel corso del processo d'appello in cui ha richiesto e ottenuto la conferma della condanna all'ergastolo per Benno Neumair, il 33enne che il 4 gennaio 2021 ha strangolato i suoi genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, per poi gettare i loro corpi nel fiume Adige. Nonostante i difensori del reo confesso abbiano cercato di dimostrare la sua infermità mentale, citando l'analisi condotta da 11 psicologi che hanno prodotto risultati in parte contrastanti, i giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno confermato la stessa conclusione della sentenza di primo grado. Benno era parzialmente incapace di intendere e volere quando ha compiuto l'omicidio del padre, Peter. Era perfettamente consapevole quando ha atteso il ritorno a casa della madre, Laura, per utilizzare lo stesso cordoncino con cui aveva ucciso suo padre. Inoltre, non è casuale che il ragazzo abbia seguito con freddezza il suo piano per occultare i corpi e deviare le indagini. La zia Carla, sorella della madre, ha commentato: «Non volevamo vendetta, solo verità. E la verità è che Benno non è malato. Non è giusto che delitti come questo vengano letti attraverso la lente della malattia mentale, quando la malattia mentale non c'è. In questo, la sentenza dovrebbe fare scuola». Lo zio Gianni Ghirardini ha aggiunto: «Non so se questa sia la giustizia umana, però adesso noi siamo più sereni. Eppure la verità vera, quella vera, la sa solo Benno, e non l'ha ancora detta. Penso che lui non sia stato sincero. Mi auguro che un giorno lo dica, perché quel giorno, con la verità, ci sarà anche il pentimento. Sono due cose che vanno insieme». Era assente dall'aula la sorella Amadè, medico in Germania, che fu la prima a nutrire sospetti sul fratello. Il 4 gennaio 2021 era al telefono con la madre mentre quest'ultima tornava a casa in bicicletta. Pochi minuti dopo quella chiamata, la madre Laura venne uccisa da Benno. Il ragazzo sostenne che i genitori erano usciti indossando gli scarponi senza specificare la destinazione. Tuttavia, ricordando chiaramente l'ultima conversazione con la madre, sapeva bene che il fratello stava mentendo. Così la ragazza si recò dai carabinieri e li indirizzò verso di lui. Dopo la condanna in appello del giovane, la sorella ha parlato attraverso l'avvocato Carlo Bertacchi, il quale ha dichiarato in merito: «È sollevata perché non deve temere per la propria incolumità personale. La donna, infatti, temeva che una pena ridotta avrebbe potuto far uscire Benno di prigione tra qualche anno, con il rischio di vedere realizzarsi i suoi peggiori incubi. Al contrario, l'imputato rimane detenuto nel carcere di Verona e probabilmente presenterà ricorso in Cassazione. I suoi avvocati, Flavio Moccia e Angelo Polo, hanno nuovamente sottolineato il presunto disturbo di personalità del loro assistito e affermano: «Si sentiva un figlio di serie B accanto a Madè, considerata dai genitori una figlia di serie A, portata da loro su un vassoio d'argento». Uno dei consulenti della difesa ha addirittura sostenuto che, essendo nato il 24 dicembre, Benno si sentisse in competizione con Gesù. Ma può questo essere motivo sufficiente per spingerlo a uccidere i propri genitori? Uno degli avvocati di Benno ha richiamato le parole pronunciate dalla madre a un'amica: «Con Benno non ci sono problemi, quando non scatta. È pieno di buone intenzioni, ma poi c'è questa bestia in lui». Il legale ha concluso: «Il movente dei due delitti è psichiatrico, frutto di un mosaico di disturbi della personalità». Il procuratore generale Donatella Marchesini la pensa diversamente. La sentenza è la conferma di una tragedia umana che ha avuto il giusto epilogo qui, ma che ha creato veramente grande dolore in tutti, sia in chi non c'è più, sia in chi resta. Non è una vittoria per nessuno.